Buonasera e benvenuti a questo appuntamento della Cultura Viaggia Online, per il quale ringraziamo la Biblioteca Civica ed Enrico Galliano, che è qui con me a presentare il suo ultimo lavoro, L'arte di sbagliare alla grande. Lo abbiamo conosciuto, ci è imposto come narratore negli ultimi anni di storie sugli adolescenti, su questo mondo meraviglioso e opaco che, in cui abitano. Lo abbiamo visto fare la parte del prof e degli studenti nei suoi video, nei numerosi interventi sui media, grazie alla sua capacità di parlare ai ragazzi. Anche in questo caso, con l'arte di sbagliare alla grande, il suo primo pubblico credo siano proprio loro, ma anche coloro che hanno a che fare con gli studenti, con i giovani, penso ai genitori, agli educatori. L'arte di sbagliare alla grande è uscito l'anno scorso per Calzanti, che è l'editore anche dei suoi romanzi, e raccoglie una serie di riflessioni, di racconti su questo tema, sul tema dello sbagliare, che è un argomento da cui vorrei partire anche per la nostra chiacchierata. Lungo l'opera, all'interno dell'opera, Galliano racconta vari episodi anche della sua vita, e anzi credo che l'opera stessa tragga valore da questo mettersi in gioco in prima battuta, in prima persona. E allora cedo volentieri la parola a lui, a te, il tema dello sbagliare. Che riguarda la vita di tutti, ma riguarda la reazione che noi abbiamo nei confronti dei nostri errori, perché apre le possibilità. Vado? Tocca a me? Sì. Bene, bene. Sì, allora è andata così, guarda, da quando ho iniziato a scrivere romanzi mi mandano un po' in giro per le scuole, così mi chiamano e vado a parlare con i giovani, e un giorno, presentando il mio primo romanzo, mi sono trovato di fronte a questa platea di 400, non so, ragazzi, e sai che il momento del question time, le domande, e ti aspetti, che domanda ti aspetti? Hai scritto un romanzo, no? Perché è venuta l'idea di questo libro? Come ha tratto ispirazione da qualcuno che conosce? Tutte queste domande qua, che, e invece no, un ragazzino di 15 anni alza la sua manina e mi chiede: prof, qual è stato il più grande errore che ha fatto in vita sua? E ti trovi di fronte, no, tutti questi ragazzi, insomma, adolescenti, che comunque hanno le orecchie molto sensibili a certe cose, e non puoi mentire, soprattutto non puoi barare, non è che puoi raccontare qualche balla per difenderti, schermarti dalla verità. Devi omaggiarli della verità, ecco, dell'onestà e della sincerità. E da questa domanda qua è partita tutta una riflessione dentro di me che è durata un sacco di tempo, fino a che l'anno scorso, prima dell'emergenza, vacanze di Natale, veramente ero diventato l'ombra di me stesso, ero irriconoscibile. La mia compagna e la mia figlia non mi sopportavano più, e a un certo punto il mio compagno mi fa: senti, noi andiamo dai nonni, tu stai qua da solo fino a che non ti passa. E mi sono chiuso in casa per una settimana, praticamente mangiando pizze surgelate, queste cose qua, sai, da single praticamente. E in quella settimana mi svegliavo alle 5, iniziavo a scrivere, non mi alzavo da lì fino a ora di pranzo, poi un attimo di riposo, e poi ritornavo giù fino alle 8 di sera. In 6 giorni ho scritto questo libro qua, e dopo stavo bene, cioè avevo questa cosa da dire, no? Fare proprio l'elenco di tutti gli errori che ho fatto in vita mia, fare una questa sorta di seduta psicanalitica davanti a un file di Word, no? Okay. Che alla fine
penso di aver risparmiato anche un po' di soldi in psicanalisi, perché io stavo meglio alla fine, e in più avevo questo libro sotto mano. E c'è anche qua, vedi, il potere un po' terapeutico, no? Anche tu lo sai benissimo, sia insegnando che scrivendo, che la scrittura è un grandissimo farmaco. Soprattutto riguardo a certe cose che non hanno neanche un nome dentro di te, quando le scrivi dopo te le trovi davanti e dici: ah, era questo il nome, no? Il nome di questa era: io sono i miei errori, io mi riconosco nei miei errori, cioè io negli miei errori mi voglio specchiare, voglio capire chi sono attraverso i miei errori. Un grande malinteso che c'è riguardo all'errore è che sia qualcosa da rifiutare, no? E invece, sempre restando dalla psicologia, gli psicologi sono in grado, da quello che tu butti via, di capire chi sei, dalla tua immondizia, sanno risalire un po' alle tue abitudini, cosa fai, che tipo sei. Ecco, ho guardato un po' a questi miei tantissimi, perché tu hai letto il libro, hai visto che non ce n'è pochi, errori, e ho cercato di guardarmi allo specchio, e alla fine è stata un'esperienza forte, dolorosa, perché ho pianto mentre scrivevo, ho proprio buttato giù anche, perché sai, certe cose sono molto, no, non è facile guardare in faccia i propri errori, soprattutto quelli grandi, quelli che se solo avessi un minuto della tua vita dovresti tornare indietro. Io non so se tu ci credi a sta storia, io la sento spesso la frase, no? Ma se tornassi indietro io rifarei esattamente quello che ho fatto. Io no, cioè io se potessi qualcosina, adesso che so che era sbagliato, è ovvio che dopo ho imparato tanto da questi errori, ma alcuni di quelli io tornerei. È che purtroppo, cioè, come dire, è un teatro in cui è valida solo la prima, e non si può tornare indietro. Ma a proposito di quello che stavi dicendo, tu all'inizio del libro, magari racconta questa cosa, parli del padre di tutti i tuoi errori, che ha a che fare con quei 10 palleggi, e lo spunto è la frase, insomma, che mi ha colpito, che noi cerchiamo l'errore e l'errore cerca noi stessi, perché in qualche modo mostra la nostra natura profonda. Sì. Qua viene in nostro soccorso il grande Sigmund Freud, il quale sosteneva che con la coazione a ripetere noi non è che facciamo poi tanti sbagli nella nostra vita, noi facciamo quelli, ma li replichiamo all'infinito. E allora io sono andato a cercare il mio, perché ognuno di noi c'ha il suo, il suo errore personale, quello proprio che lo caratterizza e che tende a ripetere per una vita intera. Io ancora oggi mi trovo di fronte a quel pallone, a quei 10 palleggi, a quella situazione lì che ho riscoperto scavando nella mia memoria in questo pomeriggio a Torre, qua vicino dove abitavo, garage, anni 80, ragazzino che palleggia col suo pallone e che purtroppo però i miei piedi non sono esattamente... E quindi non riuscivo a fare molti palleggi. Poi arrivavo a scuola al mattino e i miei compagni si bullavano con me che facevano 50-60 palleggi e io 4. E allora ho detto: no, anch'io voglio riuscire a fare. Comincio con 10, no? Voglio cominciare con 10. E ci sono riuscito alla fine. A forza di tentativi sono arrivato a quel decimo palleggio, ma poi lì è scattata una cosa dentro di me che. Sinceramente sarebbe bello qua forse intervenire, non so, con l'ipnosi per capire perché anche mi sono fermato col decimo palleggio e ho smesso dopo. Perché volevo farne 10, ne ho fatti 10, a posto. E uno dice: vabbè, non è che sia chissà che grande errore, no? Il problema è quando lo replichi, perché quando lo replichi non lo replichi uguale, lo fai sempre peggio. Uno dice: boh, so che ho sbagliato. No, lo rifai e lo fai anche peggio. E questo libro, nel primo quel capitolo che hai citato tu, è proprio il racconto di come questo palloncino si è gonfiato e alla fine è diventato più grande di me e mi ha portato alla soglia dei 30 anni davanti a uno specchio a guardarmi e a chiedermi dove ho sbagliato, perché a 30 anni avevo una laurea e comunque vivevo da solo, però facevo il cameriere, facevo due lavori,
arrivavo giusto alla fine del mese, così giravo con una vecchissima Rover che un giorno ho battuto, ho fatto un piccolo incidente in un parcheggio ed era multicolor perché non trovavo il paraurti giusto e ho dovuto comprare un paraurti di seconda mano verde con la macchina rossa e insomma era un po' lo zimbello di molti miei amici per tanti motivi, ecco. Ero diventato un po' quello, il sognatore che però non ce l'ha fatta, no? Che insomma finché hai 30 anni ancora però se cominci un attimino ad andare avanti rischi di diventare patetico un po', no? E stavo diventando patetico e lì la radice era proprio in quei 10 palleggi. C'è anche a proposito di episodi personali, tu racconti di quel tuo professore all'università che... Dove hai fatto l'università? A Venezia. Forse era lo stesso. Quindi l'hai riconosciuto. Non ho fatto due, il nome. Due occhiali spessi, forse. Sì. Ecco, vedi, ecco. Con il panciotto. Sopracciglioni. Faceva lezione mettendosi. Così. Vedi che... Sì, mi sono ritrovato perché mi ha fatto lo stesso discorso, tra l'altro. Ma erano va. Gli anni. Sì. Carrambata lei, qua. Lei non insegnerà mai, perché erano gli anni. Ah, ma forse lo diceva a tutti, proprio di default. Sì. Ah, vedi, sì. Si scoprono tutte le cose. E comunque... Beh, diciamolo comunque, questo professore... Che è bravissimo. Bravissimo no? Professore che ti faceva innamorare di Dante, sapeva tutta la commedia. La memoria nuova, che ricordava guardando il soffitto. La rivoltava come un calzino, la vita nuova. E, però questo professore, ecco, durante il primo colloquio all'inizio dell'università, di fronte alla domanda cosa vuole fare, io subito, che con gli occhietti luccicosi, io voglio insegnare, così con la testa, guardi che lei non insegnerà mai. Ma non era detto naturalmente per scoraggiarmi, almeno io l'ho interpretata così, a posteriori, era come un modo per scremare, cioè per vedere se uno veramente, perché per insegnare bisogna crederci tanto, no? Se ci credevo, io sono caduto lì. Tu bravo perché hai insistito, io invece come un pero ho mollato i 10 palleggi, no? Ho detto allora non insegnerò mai. E quindi da lì è partito tutto il mio fuori tema per fare un sacco di altre cose, alcune delle quali non c'entravano assolutamente nulla con me, al di là del cameriere, del lavapiatti, poi lavoravo in una serra, poi anche ad Aviano qua vicino, sai che c'è la base. Io sono stato uno dei fortunati reclutati per lavorare nei fast food della base di Aviano, che dal punto di vista umano è una grande esperienza, perché cioè, vedere questi americani di 1,90 m mangiare per merenda pollo fritto, cioè è un'esperienza che ti segna nel profondo. Certo, ma d'altra parte siamo solo noi che facciamo colazione dolce, mentre gli altri... hanno no, tutto un altro pomeriggio, cioè tipo le 3, le 4. No, dico che sacchettolano il coso. Queste abitudini. Ah, sì. Sì. Ah, tipo mi viene in mente cappuccino e pizza prima di cena, insomma. Comunque, non gustiamo la cena a chi ci sta guardando. Sì, appunto, lasciamo perdere. Comunque, in quel passaggio, e qui ti provoco. Vai. Tu dici mi ha fatto desistere, non sono insomma queste parole, non ricordo, ma era più o meno quel mio professore mi ha fatto desistere dal mio sogno di insegnare e addirittura di diventare come il professor Keating, no? Che tutti ricordiamo, il professore dell'attimo fuggente, eccetera. Io su questa figura ho un conflitto che è risolto, ma che è un po' impopolare, mi accorgo. È una figura che abbiamo tutti amato, ci siamo innamorati, eccetera. Io capisco il fattore seduttivo dell'insegnare, insomma. Ma il rischio è che si innamorino di Keating e non di quello che insegna Keating. Come lo risolvi tu questo conflitto? Ah, vedi, dovrei fare un sequel di questo libro dedicato solo agli errori solo dell'insegnamento. Io
immagino che tutti i lavori, le professioni siano soggetti all'errore, ma ho la sensazione, avendone fatti diversi, che il nostro sia proprio, l'errore sia sistematico, cioè non puoi non sbagliare, per il semplice fatto che tu hai 25 ragazzi e ragazze davanti a te tutti i giorni e ti poni con ognuno, no? Cioè, a parte le situazioni in cui cerchi di fare lavori personalizzati, però ti poni con ognuno più o meno nello stesso modo, non puoi cambiare per 25 persone, essere diverso, e con qualcuno farai qualche errore, dirai qualcosa che toccherà la corda sbagliata, che oltre naturalmente a tutti gli errori che puoi fare proprio anche con tutti, che sono tantissimi, e la lista sarebbe molto lunga. Nei miei primi anni di insegnamento io forse ancora sedotto io a mia volta da questa figura ho scambiato un po' la figura dell'insegnante, no? Come, non so come spiegartelo, te lo spiego da cosa ho capito dopo, no? Credo che insegnare sia puntare il dito verso la luna, no? All'inizio della mia, chiamiamola, carriera, puntavo il dito sul mio dito più che sulla luna, e quindi, cioè, volevo che guardassero il mio dito, ma poi lì ho capito che facendo così fai dei danni, cioè non assolvi al tuo compito fondamentale, che loro guardino la luna. Cioè, il migliore insegnante è quello che a un certo punto sparisce e che fa sembrare allo studente che ha fatto tutto da solo, che quindi ha riuscito nella sua a tirare fuori da se stesso quello che aveva dentro. Quindi sì, su questo, guarda, ti do molto molto ragione, però ecco, io salvo, e su questo ti controprovo io, l'aspetto proprio dell'ispirazione che richiede anche questo lavoro, che non puoi farlo col cuore freddo, sì. Cioè ti si deve scaldare qualcosa dentro quando sei lì, non puoi limitarti a trasmettere banalmente, a passare delle informazioni da qua a là. Tu devi sentire qualcosa, chiaro, quando leggi Dante, cioè se non ti viene il brividino quando parli di Paolo e Francesca, c'è qualcosa che non va. Anche la 95esima volta che lo spieghi, è quello lì non me lo tocca. Ma è la fortuna di fare questo lavoro, perché alla 95esima volta comunque lo senti, insomma. Ma senti, è la questione del bianchetto invece? Beh, tu insegni... Sai che sono completamente d'accordo. Ma tu insegni ai più grandi, però, vero? Perché... No, ma è uguale. Uguale? Anche uguale, uguale. Cioè, tu entri in classe e senti questo odore in sottofondo che sembra che abbiano appena sbiancato, no? Adesso non voglio fare il nostalgico perché io sono contro queste cose qua, c'è proprio... come si dice la parola? C'è in realtà un neologismo che io adoro, che è la neotopia, no? C'era la parola che era al contrario, adesso non mi viene, però insomma, quelli che pensano sempre, no, che il passato è lì, c'è il nostro Eden, una volta le cose, no, quella roba lì no, però su una cosa, il bianchetto, appunto, io l'ho proibito nelle mie classi, l'ho proprio detto, no, il bianchetto non si può usare, se vedo bianchetto per me è più sbagliato dell'errore, cioè non devi usare, era via quasi idiosincrasia, non lo so, il motivo è questo, che il bianchetto l'errore lo copre, lo nasconde, e in questo modo non ti permette di guardarlo. È vero che i quaderni, no, oggi dei nostri studenti, sono un po' più puliti e ordinati, a parte quelli che veramente esagerano e lo riversano sopra le pagine così, ma in generale, ecco, vedi queste cose molto ordinate. Se io prendessi il mio quaderno di seconda elementare vedrei un sacco di segnacci, no? Qual è meglio però fra le due, il quaderno pulito e ordinato con l'errore nascosto o quello che ti permette di, no, guardarlo in faccia? Ecco, io penso che il bianchetto sia una grande metafora del nostro rapporto con gli errori, che non è il rapporto di chi vuole veramente imparare qualcosa dagli errori, ma di chi si vergogna dei propri errori. E la scuola non dovrebbe essere un luogo dove tu ti vergogni di aver sbagliato. Ed è questo un grosso problema, per cui spesso abbiamo ragazzi e ragazze che vivono la scuola con grande ansia, perché si sentono giudicati come persone in base, no, agli errori, a quanto non riescono quasi mai a scindere la prestazione da quello che sei. E spesso una delle cose che mi dicono più spesso, appunto, quando giro per le scuole è: io non sopporto questa cosa che io divento un vuoto, a un certo punto divento un numero, no?
Nella scuola dovrebbe essere un luogo dove l'errore, anzi, è, non dico incentivato, ma è il posto dove puoi sbagliare. Perché lì è la prova della vita, è la brutta copia della vita. Cioè non sei ancora fuori, dove no? Sì, non incentivato magari. No, ma... non incentivato, ma sì, sì. Non andrebbe stigmatizzato. Sì, ecco. Sì, sì, no, è vero. E io sento che nella nostra scuola l'errore viene proprio stigmatizzato e che chi commette uno sbaglio in un compito, in una verifica, non lo vive come un'occasione per migliorare, ma lo vive come un'occasione per dire ok, non sono capace. Sì, sì, poi un'altra cosa bella che dice appunto è questo scindere il fare l'errore dall'essere l'errore, no? Che invece... E a proposito dell'ansia con cui si vive l'errore, tu dai un punto di vista, una prospettiva, diciamo, controintuitiva al fallimento di contro, cioè un antidoto contro l'ansia. No? Cosa ne pensi? Qualcosa che ci permette di stare tranquilli in fondo. Beh, questa non è in realtà mia, cioè io in questo libro comunque ho preso spunto anche da altre letture, altre, insomma, miei interessi. Io per esempio sono un consumatore compulsivo dei TED Talk. Sai, nel mondo anglosassone il concetto di fallimento è molto presente, fallimento come occasione di scoperta, di, no? E anche di miglioramento. E sempre nel mondo anglosassone hanno inventato il concetto del fast fail, che significa fallisci presto. Perché hanno notato che se uno impara a fallire fin da subito, ha più chance di avere successo poi. Un esempio è, prendiamo, non so, anche dallo sport, Rafa Nadal, che nelle giovanili ha collezionato diverse sconfitte in finali importanti contro tennisti che venivano quotati come i futuri, no, campioni del mondo, eccetera, eccetera. Però grazie anche a quelle sconfitte, alla fine Rafa Nadal adesso è lui, e quegli stessi tennisti che lo battevano sistematicamente adesso non li conosciamo, non sappiamo dove sono, magari stanno ancora sicuramente, però il fast fail è anche un concetto che usano ad Harvard per selezionare gli specializzandi di medicina, dove hanno notato, sai che Harvard arrivano tutti col massimo dei voti, no? E quindi è difficile scegliere chi è meglio di... sono tutti col massimo, come facciamo a decidere? Hanno notato che se fra due candidati che hanno lo stesso punteggio, diciamo, gli stessi voti, lo stesso tutto, se c'è uno dei due che è stato bocciato durante il suo percorso scolastico, non so, in terza media è stato bocciato quel corso lì, scelgono quello bocciato, piuttosto che quello che ha sempre fatto tutto al massimo. Perché hanno visto che chi ha magari anche cambiato percorso all'università, ha iniziato, ha fatto 2 anni di qua, poi è andato a fare medicina, hanno visto che è molto più motivato e che ottiene poi alla fine risultati migliori. L'esatto contrario di come ragioniamo noi, no? Dove il bocciato invece... è stato bocciato. E anche questa idea qua sarebbe da diffondere nelle nostre scuole medie e superiori, dove la bocciatura è vissuta un trauma. Ogni giugno c'è veramente i polsi che ti tremano, vero? Perché ci sono sempre studenti delle nostre scuole che magari 3 o 4, però 3 o 4 ogni anno, che dopo che escono i quadri prendono e la fanno finita, perché pensano che la loro vita sia finita lì, per una bocciatura in seconda superiore, in terza superiore. Queste cose qua gridano vendetta al cospetto di Dio, io credo. E quindi è anche un fattore culturale, capisci, secondo me. Cioè dovremmo... Certo. Diffonderla questa idea che l'errore è il fallimento, è in realtà un avvicinarti di più a te stesso, non un allontanarti. Certo. E a questo proposito, e siamo in chiusura, mi piace anche la tua riflessione sulla perfezione, che ha a che fare con qualcosa di compiuto, di concluso, invece il tuo interesse per l'incompiutezza. Sì, perché qua, vedi, io insegno alle medie, là è proprio il regno del guardarsi allo specchio e il farsi schifo. Cioè, è lì il momento. Poi anche
nel biennio delle superiori, poi un po' anche dopo, ma dalla seconda media in poi c'è questa cosa che nasce dentro molti ragazzi e ragazze, per cui... E io l'ho vissuta sulla mia pelle, io nel libro parto sempre dallo stesso errore che ho fatto io, per far vedere che anch'io ho fatto lo stesso errore, e l'errore è quello proprio di aspirare a questa cosa che si chiama perfezione, ignorando quanto la perfezione sia un concetto fallace, una bugia, un ideale che in realtà non esiste e soprattutto che non è neanche auspicabile, cioè non è neanche una cosa... E lì ho lavorato un po' sul significato, no? Della parola perfetto, che vabbè viene dal latino perficio, e per farla molto breve, perfectum significa qualcosa che fa un giro e torna al punto di partenza e chiude un cerchio, quindi chiuso significa. Perfetto è un sinonimo di chiuso, finito, così. E quindi no, cioè noi non vogliamo essere chiusi, finiti, noi vogliamo essere sempre... No, la perfezione in realtà è proprio nella ricerca di una perfezione. Okusai, che arriva a 86 anni e dice mi manca ancora poco per essere il pittore che volevo essere. È quella la perfezione, quando senti che ti manca ancora qualcosa per riuscire a essere perfetto. Grazie, grazie della chiacchierata, grazie, ci auguriamo che il libro vi possa piacere, c'è in biblioteca. Certo. Salutiamo il nostro prof, arrivederci. Ah sì, chissà come a proposito, sta. Perché beh, gli auguriamo che ci sia ancora. Certo. Perché, sì. Comunque, buona serata e arrivederci. Grazie a tutti. Ciao, grazie.